Il Cesena conferma con una prova convincente la sua tranquilla posizione di classifica. La Roma qui in Romagna di tranquillità ne ha profusa fin troppa. Nel Cesena si mette subito in mostra Rizzitelli, la giovane punta parte spesso da lontano e si muove velocemente da una parte all'altra del campo, con Lorenzo che gli fa da torre al centro e Bianchi che sulla destra macina chilometri e palloni. La Roma gioca chiusa, si presenta con un centrocampo molto folto, davanti manca Föller, sostituito dall'ex Agostini. Nel primo tempo l'azione più pericolosa per i giallorossi in questo passaggio alla Falcao di Agostini per Giannini, che dal limite sfiora il palo. Il Cesena è in giornata, su azione seguente a calcio d'angolo Josic alza la mira e poi un'azione contestata. Punizione battuta da Di Bartolomei, mischia in area, esce Bordin che cade a terra pressato da Bognic. Poche le azioni di rilievo nella ripresa, soprattutto dal 13° minuto in poi, quando per questo fallo su Desideri Josic viene espulso per doppia ammonizione. Subito dopo c'è per la Roma l'azione più pericolosa. Manfredonia lascia Giannini che con un bel lancio libera Agostini che scatta bene, ma il suo pallonetto viene intercettato dal portiere del Cesena, Dadina. Con un uomo in meno, ora anche i romagnoli si accontentano di un pareggio che li consolida a centro classifica. Per la Roma un punto che non serve molto nella lotta per lo scudetto.